Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di cambi di corda. Innanzitutto, che cosa sono i cambi di corda? I cambi di corda sono quei piccoli momenti in cui l'arco si sposta ovviamente da una corda all'altra. Perché è importante studiarli quando cominciamo a fare un po' di pratica sul violino? Perché se non si sa come spostare il braccio da una corda all'altra, quindi qual è il movimento giusto, qual è l'angolazione giusta e di quanto bisogna spostarsi, può accadere questo. Cioè che alzando il braccio o viceversa abbassandolo tocchiamo più corde contemporaneamente e quindi ci sono degli esercizi specifici che si possono fare per poter imparare a gestire questo movimento. Innanzitutto faccio una piccola premessa, anche se ne avevamo già parlato quando ho fatto la video lezione su come si utilizza l'arco, che se non avete visto andate a vedere perché ovviamente è una lezione propedeutica a questa. Come si tira l'arco? Braccio, avambraccio e polso. Questa è la struttura che dobbiamo tenere a mente. Il braccio, quando tiriamo l'arco, è fermo, mentre l'avambraccio, che è sostenendo il polso, ci aiuta a tirare l'arco. Quindi braccio fermo, avambraccio, che fa avanti e indietro. A che cosa serve il braccio? Il braccio serve proprio a questo, serve a stabilire l'angolazione con cui ci dobbiamo muovere sulle corde. Sottolineo già una cosa importante. In generale, la posizione corretta è questa. Questa è una linea dritta, in cui il gomito è leggermente più in alto del polso, vedete? Non è questo. Anche se potremmo suonare tranquillamente, avere il gomito un po' più alto ci permette di scaricare il peso sulle corde. E inoltre, il braccio destro deve essere sempre un po' più in alto delle corde. Quindi, ad esempio, se suoniamo sul Sol sarà così, se suoniamo sul Mi sarà così. Quello che dobbiamo imparare a fare e quindi studiare con i cambi di corda è di quanto il braccio deve alzarsi una volta che abbiamo acquisito questa posizione. E quindi dobbiamo tenere a mente che tra il Mi e il La il movimento è leggermente più consistente, ad esempio, che tra il La e il Re, che sono più vicine. Ovviamente aumenta di nuovo il movimento quando passiamo dal Re al Sol. Come esercitarlo all'atto pratico? Primo esercizio che vi consiglio sui cambi di corda è: ci mettiamo al punto 1 e facciamo tra il punto 1 e il punto 2 il Mi. Cambiamo corda e passiamo là. Torniamo al Mi. Come fare questo esercizio tra il Mi e il La? Come avete visto, tra la prima e la seconda nota, e così via, tra ogni nota, ho inserito una piccolissima pausetta. In quella micro pausetta dobbiamo spostarci, tenendo l'arco fermo, senza alzarlo dalle corde, sulla corda a fianco. Una volta che siamo sulla corda a fianco, tiriamo l'arco. Stessa cosa al ritorno, arco fermo, ci spostiamo sulla corda a fianco. Ovviamente, a furia di fare questo esercizio, quella piccola pausa cercheremo di farla scomparire fino ad arrivare a fare, ora mi sposto tra il La e il Re. Quindi credo che l'esercizio sia chiaro, si tratta semplicemente di passare tra una corda e l'altra controllando il movimento. Nei prossimi video vi farò vedere altri esercizi che si possono fare e parleremo un po' più nello specifico delle arcate. Per questo esercizio, che come sempre comparirà alla fine del video, quindi appena lo vedrete comparire mettete in pausa e leggetelo, vi consiglio di esercitarvi tra il punto 1 e il punto 2. Quando sarete sicuri del lavoro che avete fatto, vi potete spostare in altre zone dell'arco, quindi per esempio lavorare al tallone, ricordandovi tutto quello che abbiamo detto nell'esercizio per la definizione dei punti dell'arco, anche questo ve lo faccio comparire qui nella scheda, quindi andatevelo a riprendere. Poi, una volta che avete fatto un po' di esercizi per la definizione dei punti dell'arco al tallone, vi spostate qui sui cambi di corda e fate lo stesso esercizio al tallone, tenendo conto del fatto che dovendo cercare di sollevare il peso dell'arco per non far gracchiare le corde, il gomito deve essere ben alzato e il polso deve sostenere l'arco, quasi come se volessimo togliere il peso dell'arco dalle corde. Ovviamente il mignolo qui farà tantissimo lavoro. Stesso discorso per la punta, in cui il movimento diventa più ampio. Di fatto il gomito si sposta della stessa quantità, ma il polso, per favorire la curva della punta, dovrà alzarsi molto di più. E via discorrendo. Quindi mi raccomando,
fatelo prima tra punto 1 e punto 2, poi vi spostate nella zona del tallone e vi spostate nella zona della punta, ma solo quando sarete sicuri. E se vi accorgete che nel fare questi esercizi l'arco inizia a gracchiare o che nel fare l'esercizio alla punta toccate più corde contemporaneamente, riprendete l'esercizio per la definizione dei punti dell'arco che vi ho fatto comparire nella scheda e che comunque trovate in descrizione o tra i video correlati. E detto questo, io vi lascio studiare e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, cercatemi su Instagram come @elf_theteacher. I baci e buone note, ciao 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 ciao!